Iole Santelli, prima donna presidente della regione Calabria, è morta improvvisamente questa mattina nella sua abitazione a Cosenza. Santelli, 51 anni, era malata di tumore, ma la causa del suo decesso potrebbe essere di natura cardiaca. Ex parlamentare di Forza Italia, era stata eletta a gennaio scorso nella fila del centrodestra. Una donna energica nonostante la malattia, che non le aveva mai impedito di portare avanti con energia la sua attività politica iniziata nel 1994. Parlamentare, sottosegretario alla giustizia e presidente della Regione Calabria, un cordoglio unanime che non lascia spazio ad interpretazioni. Al di là della sua preferenza politica, la sua forza e il suo piglio hanno portato la Calabria sulla scena nazionale con una veste diversa dal solito. In queste ultime settimane era stata impegnata in prima persona nella gestione dell'emergenza coronavirus in Calabria. Non era affatto apparsa affaticata, anzi fonti vicine alla presidenza sostengono che la governatrice in questi giorni aveva come sempre lavorato sino a tarda ora per mettere a punto la macchina organizzativa della regione. Mercoledì sera, a poche ore dalla sua morte, Santelli aveva rilasciato un'intervista al cronista del quotidiano tedesco Die Welt. Se n'è andata serena, con la grande dignità che l'ha sempre contraddistinta e con la forza d'animo di una combattente, ha detto Giampaolo Calabrese, il suo braccio destro alla segreteria della Regione Calabria. Cordoglio da tutto il mondo politico. Ecco le parole del presidente del Consiglio regionale Mimmo Tallini. Presidente, un ricordo della presidente Santelli? La ricordo nei calabresi che hanno potuto assistere in questi 6-7 mesi in cui ha governato ad una piccola rivoluzione. Una rivoluzione sul piano burocratico, ha portato in Calabria dirigenti ministeriali, questo diciamo in grado di dare alla Calabria una sua credibilità. È una piccola rivoluzione sul piano della comunicazione, perché il suo grande obiettivo era quello di dimostrare che la Calabria non è quella che è stata sempre dipinta sul piano nazionale, cioè come una terra di criminalità. Quindi una amava la sua terra, aveva scelto, nonostante le sue condizioni di salute, di svolgere questo compito. Chiaramente, insomma, questa notizia drammatica ci impedisce, insomma, anche se in questi 6 o 7 mesi il lavoro che aveva fatto era già a buon punto. Cosa lavoro di preparazione. Adesso? Solo per completare, per dire che soltanto martedì dovevamo presentare a Roma il cortometraggio di Muccini, che era quello che, insomma, lei, a cui lei ci teneva tanto, perché pensava che la Calabria avesse prima di tutto bisogno di testimoni positivi. Succederà che quello che dice la legge, che entro 60 giorni si dovrà provvedere a tornare alle urne, poi ci saranno aspetti burocratici, insomma, e ci saranno questioni che riguarderanno la pandemia, insomma, quindi avremo a che fare anche con provvedimenti che i ministeri prenderanno in ordine alla celebrazione di eventuali elezioni.